Sono Claudio Lagomarsini e insegno filologia romanza nel Dipartimento di Filologia e Critica dell'Università di Siena. Questo che tengo in mano è un libro uscito da alcuni giorni, pubblicato da Einaudi, Artù, Lancillotto e il Graal. È il primo di quattro volumi che compariranno a partire da quest'anno e per i prossimi tre, e che contiene la prima traduzione integrale dei romanzi del ciclo della Tavola Rotonda, del ciclo di Lancillotto, viene chiamato in vari modi. Questo che vi presento è un classico allo stesso tempo molto conosciuto e totalmente sconosciuto. È molto conosciuto perché fa parte del nostro immaginario, quell'insieme di avventure dei cavalieri erranti che orbitano intorno alla corte di Re Artù. Ma è anche sconosciuto perché questi romanzi si leggono in francese antico, quindi sono stati e sono ancora materia per gli specialisti. Questa di Einaudi è invece un'impresa rivolta al lettore non specialista che voglia avvicinarsi per la prima volta a questo grande classico della letteratura medievale. Il primo volume contiene la storia del Graal e il romanzo di Merlino con il suo seguito. Che cosa contengono questi romanzi? La storia del Santo Graal racconta di come il Graal, cioè il vaso, la scodella all'interno della quale fu raccolto il sangue di Cristo da Giuseppe di Arimatea, viene trasportato dal Medio Oriente fino alla Gran Bretagna, che è l'ambientazione dei romanzi arturiani, dei grandi cavalieri che vanno poi alla ricerca del Graal partendo dalla corte di Artù. Il romanzo di Merlino ci parla invece di un profeta, Merlino, che diventa il consigliere dei re bretoni e accompagna il giovane Artù alla soglia del trono, fino all'incoronazione con la famosissima scena della spada Excalibur. È un racconto appassionante che vi consiglio assolutamente di iniziare a leggere. Sono un migliaio di pagine, ma ne vale davvero la pena.